fatto La storia della musica italiana, I Nomadi, Augusto D'Aolio e Beppe Carletti insieme sul palco da quando avevano 16 anni, la band più longeva in Italia, 60 anni di attività, 90 album pubblicati, oltre 15 milioni di dischi venduti, prima di loro nel mondo solo i Rolling Stones. 60 anni sono tanti, da dire ci fa presto, bisogna passarli tutti, li ho passati tutti per mia fortuna e ci sono ancora. È stato veramente bellissimo, cofanetto celebrativo dei 60 anni e per ricordare la nascita della band emiliana nel 63, un docufilm prodotto dalla Rai, Nomade che non sono altro, in onda il 7 gennaio alle 23.15 su Rai 3. Francesco Guccini, Luciano Ligabue, e Caterina Caselli, Rosario Fiorello e tanti altri hanno raccontato la storia di Beppe e dei Nomadi. Conosco tutti i loro brani. La collaborazione con i Nomadi è stata interessante. Io sono uno che ancora gode delle canzoni che sono patrimonio della gente. 30 anni insieme prima della scomparsa di Augusto nel 92 ed altrettanti fino ad oggi. Vorrei tutti trovare un compagno di strada per poter condividere almeno 30 anni.